un angolo della risata, Gino Richenzo. Buonasera, buonasera, lo studio è quello di Gigi Channel, la trasmissione in diretta Go Show su Telenovelo, canale 11 e in full HD 650 di Gigi Channel. Buonasera, buonasera Dario, e abbiamo un menù molto condito, molto ricco questa sera. Vado a prestare subito gli ingredienti, la sfogliatella di Gaflish, Pierpaolo Pedino. Buonasera Pierpaolo. Papà, il capitano Peppe Giuscolotti. Buonasera capitano. Ma c'è un po' di nicchia, c'è un po' di nicchia, sembra una palazza. E poi abbiamo la pastiera, Francesco Modugno. È uscita la pastiera. Abbiamo anticipato la Pasqua. Buonasera Francesco. E lei è Amaresta Maredata. Anna Maria Baccaro. Amaresta Maredata. Una genovese appena sfornata, perché è arrivata proprio adesso direttamente da Pescara. Qua genovese a Pescara non lo so com'è. Lui è Ciro Venerato. Buonasera Ciro, ben arrivato. Orraù come piace a me, Sandro Sabatini. Ciao Sandro, buonasera. E poi arriva lui, Totten da chitarra. Che arrivato un po'. Giuseppe Gargiulo, il nostro ex arbitro. Buonasera Gargiulo, buonasera. Buonasera, allora... No, chiaramente lascio per ultimo le prelibatezze dello chef, perché ormai così si dice, è il nostro chef musicale, lui, Dario Guida. Ecco qua, allora salutiamo poi, insomma, il nostro al desk ci abbiamo Cialaca, il nostro Cialaca, buonasera Cialaca, la nostra Susi in contatto diretto con i social. Ho detto bene, perché sei appena arrivato da Pescara. Stasera come hai fatto tardissimo? Sono arrivato in zona Cesarini. In zona Cesarini, tutto bloccato. Sì, bloccato, pioggia tra Roccaraso e Bairano. L'importante è che sei arrivato, tu invece sei arrivato molto presto. Io sono arrivato molto presto, ma hanno dato la clessidra per gli interventi di, sì, di Ciro. Cioè, l'ho trovata qui sulla poltrona. La clessidra la faccio vedere in favore di telecamera. Dov'è la telecamera? Facciamola vedere. Perché quando parla, ecco, poi... Ma guarda, deve... che la vedo un minuto. Troppo consistente. No, finisce tu che sei un amico, dammi una mano, bleffa un po' con la mano. Sì, la metto così. Che Pierpaolo te la dà la parte di Sandro, non mica dura mezz'ora, sì, no. 35 minuti. Vabbè, vediamo invece quanto dura la scheda. Partiamo subito con l'antipasto. Stasera sì. Sto facendo una, non lo so, una presentazione gastronomica culinaria. È benvenuta così, ragazzi, quasi improvvisa. L'antipasto, la scheda di Pierpaolo Pedino, molto molto pepata. Scherzetto che Colantuono aveva provato a impacchettare l'amico Spalletti non è riuscito. A Salerno, nella notte delle streghe, il Napoli si prende 3 punti dimostrando di essere poco impressionabile dalla maschera cattiva indossata dai Granata. Bottino grosso se si considera la successiva vittoria del Milan a Roma e se si pensa al tipo di gara condotta dai partenopei. Partiamo dal gol di Zielinski, uno che si fa ancora fatica a riconoscere, che spara alle stelle una grande occasione a pochi minuti dall'inizio, ma il guizzo giusto al 61esimo per spedire il pallone alle spalle di Belek. È poco più.
travolto nelle praterie di un centrocampo che arranca quando c'è Mertens, non trovando le giocate adeguate al suo indice di verticalità, poi fatica ad arrivare al 90esimo pur restando l'uomo del match. L'indice suscitato, un nuovo parametro introdotto dagli statistici che provano a vivisezionare le partite e non di loro aspetto, indica il numero di giocatori avversari superati da un passaggio in verticale. Anche i più distratti comprendono al volo che il Napoli con Osimhen in campo è una squadra che sul tema vanta percentuali altissime. E dunque una squadra costruita con questa vocazione. Mertens, Lozano e Politano chiamati a dover scardinare il mini bunker salernitano, palla a terra, con Zielinski nelle condizioni di cui sopra. Hanno fatto il solletico alla retroguardia granata, poco incisivi, mai innescati con i tempi giusti, al punto da risultare tra i peggiori in campo. E dunque, ancora una volta, il soccorso dalla panchina ad essere determinante. Ma perché Spalletti impose il match in quel modo? Dobbiamo credere ai problemi muscolari di Osimhen Insigne? Se non vogliamo immaginare una sorta di autolesionismo, sì, ma questo evidenzia che se al cospetto della penultima in classifica il Napoli fatica nel cambiar pelle, che sacrifica il proprio capitano per un rosso, che comunque grida vendetta, qualcosa deve maturare ancora nell'evoluzione tattica di questa squadra. E dunque ad oggi il vituperato Petagna risulta più efficace di Mertens, piaccia o meno, così come Elmas merita più spazio. Infine, un sommesso consiglio per evitare problemi epatici: scrivere a caratteri cubitali negli spogliatoi un cartello che recita mai più schierare Lozano a sinistra col piede invertito e tenerlo sempre presente. È bello stare così, Spalletti che poi ha chiarito, era verso il figlio che stava in tribuna a fine partita, questa esultanza del mister mi è piaciuta molto. Allora, prima di addentrarci, Susi, vogliamo creare subito la connessione con i social e con la nostra pagina di GoShow. Assolutamente sì, ricordiamo le nostre pagine, la pagina Facebook GoShow l'originale e la pagina Instagram GoShow Original. E ne approfitto, Gino, per salutare un ospite che abbiamo qui stasera con noi, il dottor Orlando Di Donato. Sì, che incontreremo dopo per Rad Medica. Buonasera, dottor Di Donato. Allora, partita, fatemelo dire subito, io non faccio la scheda di Pierpaolo, ma a modo mio. Partita non facile, non è stata una partita facile, ma si sapeva, insomma, perché era previsto. E tant'è vero che stamattina poi in un bar si sono incontrati Manfredi e De Luca e hanno parlato delle posizioni difficili della Salernitana e della Juventus. Quindi che è un momento estremamente difficile. Pierpaolo, tu hai detto la tua nella scheda. Aggiungo solo una cosa, che da zona ieri non si è bloccata. No, questo è un dato un dato positivo. Hanno investito diversi milioni di euro, almeno così hanno detto. Auguriamocelo, voglio dire, avevo immaginato che fosse una partita trappola, ne avevo parlato un po' alla vigilia e in effetti si stava trasformando in una trappola, un po' per merito della Salernitana, sì, che ha giocato una partita gagliarda, e un po' perché il Napoli si è complicato un po' la vita. Si è complicato, ma ci arriveremo, abbiamo quasi due... Che ora finisce la trasmissione? 22, io dico sempre in diretta, 22:52, ci danno un minuto di chiusa, si riuscita. Va bene, allora vorrei subito analizzare il match con Anna Maria Baccaro. Vieni Anna Maria, buonasera Anna Maria. Eccoci qui, buonasera. Ieri abbiamo visto una mesa in tribuna alla Recchi, ce l'abbiamo la foto, perché ho visto Anna Maria inquadrata sui social, c'è una foto... Se ce la mandate, vediamo stavi davvero. Eccola qua, vediamo. Sì, sono io. Colori diversi, ma sono io. Sì, sì. Un po' più sportiva. Io voglio fare una domanda. Un po' di più, ecco. Cioè, ma i vestiti che finiscono qua, cioè, perché costano meno, sì, uno li prende. Sì, vabbè, uno deve risparmiare, è una questione di economia, assolutamente. Anziché prenderne due, ne prendi tre e quindi... Hai capito tutto. Si è ritirato il vestito. L'importante è che non si ritiri. Poi non sono brava molto con la lavatrice, quindi incidenti di percorso, allora, capita. Anna Maria ci analizzerà a modo suo il match, esistono tanti laboratori di analisi, tutti importanti, ma noi preferiamo le analisi di Anna Maria. Allora, grazie, vediamo come stava l'emocromo del Napoli, vediamo com'era il colesterolo della Salernitana. Allora, analizza. Ti piace questa... Mi piace. Allora, sì, assolutamente. Vai. Allora, come hai detto tu, Gino, e come appunto commentava prima Pierpaolo nella scheda, non è stata assolutamente una partita facile, l'avevamo già commentato nella puntata precedente. Alla fine i derby sono sempre un po' delle partite a sé, ed ecco qui dei numeri, li richiamo un attimo in grafica per poter commentare la partita di ieri guidata un po' da quelli che sono i numeri. Vabbè, partiamo comunque dai moduli. Spalletti si è distaccato dal classico 4-3-3 ed è passato da un 4
4-2-3-1 proprio perché non avendo a disposizione Osimhen ed Insigne ha preferito accentrare un po' di più Zielinski per dare un po' quell'uomo in più a sostenere Mertens, che è partito titolare per la prima volta in questo campionato, mentre dall'altra parte Colantuono, in totale emergenza perché mancava il centrocampo titolare, è dovuto passare ad un 4-3-1-2. Si è vista una Salernitana che non ha proposto molto per quanto riguarda le occasioni offensive, ma è riuscita a chiudere bene le linee del Napoli. Un Napoli che però ha cambiato faccia con i cambi, e questo comunque merito di Spalletti, che è riuscito ad indovinare il cambio di Elmas per Lozano e di Petagna per Mertens, che hanno subito cambiato faccia alla partita. Uno su tutti comunque Elmas, che è stato in grado di coprire meglio le diagonali e quindi di dare un po' più di brio alla squadra, che con il capitano, senza il capitano, ha dimostrato di mancare di imprevedibilità, e quindi questo è mancato al Napoli. Un Napoli che ha dimostrato di essere comunque un po' Osimhen dipendente, mancava quella profondità e si è visto, perché è un Napoli che è stato ingabbiato in parte, come diceva anche Pierpaolo, dalla Salernitana, e poi alla fine ci sono stati degli episodi che analizzeremo dopo. Analizzeremo dopo nel terzo blocco. Senti Sandro, forse adesso, così sentendo anche l'analisi di Anna Maria, sarebbe stato il caso di partire con Petagna, visto che poi alla fine è quello che più somiglia per il gioco a Osimhen rispetto a me? Forse non ci si aspettava. O no? Gino, è col senno di poi. Col senno di poi. Però è facile, di poi, sempre sì. Col senno di poi. A lunedì sera tutti siamo allenatori. D'accordo che era meglio Petagna. Però quello che ha detto Pierpaolo nella scheda, quello che ha detto, che si dice adesso, cioè questa squadra un po' Osimhen dipendente, ecco, secondo me è centravanti dipendente, nel senso la figura del centravanti che crea un gioco, che consente un gioco diverso da Mertens, almeno il Mertens attuale, è un'evidenza di questo Napoli di Spalletti, secondo me. Francesco? No, provo a spiegare, quantomeno a provare a dare un senso alle scelte di Spalletti. Perché Mertens? Perché innanzitutto la prima riflessione fatta, presumo, dall'allenatore fosse riferita alle condizioni di Idriss, che in questo momento ha un'ora e poco più, e quindi chiaramente nella sua testa c'era già una staffetta. Prevedeva una Salernitana che si sarebbe difesa bassa, e quindi immaginava un Napoli che avrebbe fatto tanto possesso palla, ed è chiaro che un giocatore come Dries Mertens è uno che partecipa di più alla manovra, è uno che si abbassa, che viene a giocarla, e quindi nel fraseggio, nel possesso, può più facilmente trovare spazio. E Petagna avrebbe dovuto rappresentare nelle idee di Spalletti, sostanzialmente poi così è stato, l'alternativa a partita in corsa. Gli ultimi 20-25 minuti, sfruttando la fisicità, così è stato poi. Trovando un riferimento lì davanti a cui appoggiarsi, perché magari Spalletti ha immaginato anche l'esigenza di dover ogni tanto giocarla lunga, e quindi la lettura da un punto di vista tattico penso si sia rivelata poi azzeccata. Probabilmente sì. No, chiedo anche un po' a voi e a Francesco, che appunto era lì. Non ci si aspettava una partita così da parte della Salernitana? Io me l'aspettavo, la verità, io me l'aspettavo. No, io un po' me l'aspettavo. Io sono rimasta sorpresa, in realtà, sono rimasta sorpresa dalla... Però c'è una da come hanno gestito anche il vantaggio del Napoli. Sì, io non mi aspettavo una Salernitana così. Non vorrei che si facesse confusione su una cosa, o meglio, Osimhen è un attaccante puro, ma è uno che sfrutta la profondità. Sta diventando più uomo d'aria. E ti consente di andare in profondità. Petagna è uno di quegli attaccanti invece che riempie l'area, però viene a giocare sempre tornando indietro, quindi dall'appoggio, e poi va a riempire l'area. Quindi paradossalmente il gol nasce da un movimento di Petagna che fa il Mertens fondamentalmente, perché va a ricevere palla e poi ad aprire, poi va a riempire l'area, però non è il movimento che avrebbe fatto Osimhen. Osimhen ha bisogno di spazi, Osimhen è uno che si attacca la profondità, e quindi sono attaccanti tutti e tre che hanno delle caratteristiche specifiche diverse e si integrano. Però io volevo chiedere, poi voglio sentire Ciro che su Zielinski. Ecco, magari proprio a Ciro, visto che mi faccio questo. Ok, abbiamo parlato di un Napoli Osimhen dipendente, però io credo che si sia sentita molto la mancanza di Insigne. Io credo che si sia più avvertito la presenza di Lozano. Non so, c'è chi la ironia, questa è pesante. Preparagla Sidra, allora scusate, Sandro, preparagla Sidra. No, nel senso che oggi leggevo in viaggio il mattino, e
una collega molto brava, faceva la battuta, diceva insomma facciamo un voto a San Gennaro affinché Spalletti non rimetta più a sinistra Lozano, perché io credo che in questa partita sicuramente sono esponenziali le assenze, quindi quelli Osimhen e quella però l'ha detto anche per Paolo Pepino, di Insigne, però sono preoccupanti secondo me le presenze, perché Mertens è ancora al 20%, quindi il piano gara 20%, il piano gara che ha preparato Spalletti era quello che diceva giustamente Pierpaolo, è morto sul nascere, perché era un uomo regalato agli avversari, perché quando Mertens non è brioso, non è brillante, è prevedibile, lui ti fa la giocata veloce. E con quello Zano visto ieri c'è stata la problematica anche dell'affondo. Il Napoli ha tre attaccanti completamente diversi. Petagna non assomiglia né a Osimhen né a Mertens. Petagna è un uomo che riempie l'area. Osimhen è unico. Il Napoli con Mertens al 70% e con Insigne avrebbe potuto fare di più. Posso dire una cosa? Sì, veloce, poi sentiamo veloce. Il capitano che non abbiamo ancora. Un po' di tempo di veloce, Ciro, veloce, mi prendo un po' di tempo di Ciro. Un po' di sabbia di Ciro. Un po' di sabbia di Ciro. Noto un grande pudore nel dire che comunque, secondo me, Lozano ok ma il problema che si è visto un pochettino ieri è Mertens. Cioè, scordiamoci. Sicuramente non è il Mertens, al 20%, al quale... certo. Al 20%, è un giocatore. Io spero che però, possa cioè, crescere, è, cioè, per ora è al 20%. Cioè, è il Mertens dei tempi d'oro, questo è al 20%. Detto che gli manca lo spunto, la brillantezza, la vivacità che gli è sempre stata propria. Io penso che ieri le difficoltà di Dries Mertens siano state determinate anche dagli altri partner d'attacco. Mentre lui, quando c'è Lorenzo, c'è Insigne, quando c'è il miglior Zielinski, trova calciatori con i quali dialogare, quelli che parlano la sua stessa lingua tecnica, Lozano è un giocatore differente, un giocatore da binario, che va lungo la fascia, che dà profondità, che non è di quelli che entrano dentro al campo e viene a giocarla con Mertens. Mertens non ha trovato né a sinistra l'appoggio, perché Lozano non gliel'ha dato. Zielinski non era nella sua serata migliore, insomma, e anche Politano. Francesco, aspetta, voglio sentire. Però il Mertens che conosciamo, quello di due anni fa, ti tira ogni tanto il coniglio dal cilindro. Io sono d'accordo totalmente con quello che hai detto, e ho anche detto, cioè, mi hanno fatto più paura le presenze che certe assenze. E sicuramente Mertens ha pagato dazio a queste presenze. Però il Mertens che conosciamo, anche senza il compagno con cui dialoga, qualche coniglio dal cilindro te lo tira, con qualche giocata, qualche spizzicata. Ciro, scusa, voglio sentire, non l'ha fatto ieri. Voglio sentire il capitano che sorride, non ha i baffi ma sorride lo non stesso. Non è che sorrido per no, perché che... non sei d'accordo con Sbucci. Non sorrido per quello che ho ascoltato, perché, anzi lo dico prima, ecco. Tutto quello che hanno detto ci sta giusto. Tutto dentro la gara. Quindi è stata una gara particolare su tutti i punti di vista. Prima per le assenze, perché il Napoli è stato costruito per Osimhen. Chiaramente dice, ma l'alternativa ci deve essere, però in questo momento chiaramente l'alternativa non l'abbiamo, perché come diceva il mio amico Ciro lì, abbiamo un giocatore che in tante occasioni ha tirato sempre il coniglio, come ha detto giustamente, ma in questo momento è un peso, perché un Mertens così è un peso per la squadra. Aggiungi pure Zielinski, che siamo sempre in attesa che il nostro Signore ci faccia sto miracolo. Però, insomma, alcune scelte alla fine per noi è anche facile dirlo, perché giustamente lunedì è tutto più semplice. Però se noi guardiamo, Gino, se guardiamo le condizioni poi, allora dico, aspetta un momento, allora se noi dobbiamo mettere gente dentro che ha già problemi, che non ha tenuta, allora è preferibile che l'alternativa possa essere un altro che fa giocare di più la squadra, che l'abbiamo visto pure l'anno scorso, perché il centravanti, no, però, scusa, Petagna l'anno scorso l'abbiamo visto in assenza, ecco. Ha fatto dei gol e lo stesso faceva giocare la squadra. Però questo di ieri possiamo considerarlo anche un mezzo esperimento in vista di quello che succede, perché dobbiamo pensare a gennaio, dove non ci avremo Osimhen, non ci avremo... Passano due mesi e la speranza è che il 20% di condizione fisica di Ciro a gennaio possa essere un 60-70, è ovvio. Però, allora, idem di Zielinski e da altri. Premesso che l'abbiamo detto tutti, me compreso, chiaramente che la condizione di Rissi in questo momento non è delle migliori.
Ma certi giocatori, se non li fai giocare, la gamba non la trovano mai. Cioè, un allenatore è, tra virgolette, anche costretto a forzare. Ma Francesco, ma la classifica di oggi... Se Dries non gioca, minuti, forza e vivacità nelle gambe. Ma la classifica di oggi ti obbliga a giocare in un certo modo. Non è che possiamo fare esperimenti, come ha detto prima Gino. No, capita. Sì, sei in emergenza, ti mancano giocatori importanti, però non possiamo dire esperimenti. No, ma infatti non sono esperimenti. È una squadra ieri, che deve già sapere quello che deve fare, perché... Ieri aveste giocato Mertens o Petagna, comunque avrebbe giocato uno che non è al meglio della condizione, perché chiaramente hanno giocato poco, quindi nessuno di due ha tanti minuti nelle gambe. Petagna per struttura magari in questo momento è un po' pesante, a Dries manca brillantezza e velocità, rapidità nell'esecuzione. Sì, però teniamo due esterni veloci, perché se Petagna viene a giocare dà più possibilità anche agli esterni di andare dentro. Ha maggior ragione, tu dicevi prima che Lozano attacca lo binario, no? Attacca il binario. Allora, è uno che attacca il binario, magari va sul fondo e trova la pertica. Cioè, è più facile, no? All'inglese, avere un giocatore che non va dentro come Lorenzo, come Lozano, che attacca la riga, che attacca la riga e magari trova il terminale offensivo e fisico come Petagna. In sintesi, veloce, secondo me a gennaio, se o Mertens recupera all'improvviso una condizione di forma obiettivamente difficile, ottimale, eccellente, o se no tra Mertens e Petagna, il centravanti vice Osimhen, Petagna. Non è sicuramente per le predisposizioni fisiche. Petagna è meno forte di Mertens. Applauso ad Anna Maria per l'analisi tecnica. Il match è stato analizzato bene. A proposito di analisi, il laboratorio di Torino ha scoperto che il capello biondo Coppa Jack Rallegri appartiene a Nedved, quindi Ambra può stare tranquilla. Ambra ormai ha dato, è un ex. Di stamattina l'analisi del laboratorio Ambra. La sapevi tu, Francesco? Il laboratorio di Avellino. No, il laboratorio di Torino, è un laboratorio di Torino. Come hai detto prima... È Banda che ha fatto pace con Icardi, Hanno fatto pace. Ambra invece ha confermato il suo no ad Allegri. Secondo me Ambra ha sicciato. Guarda, io fossi Allegri rifarei pace. Attenti, attenti. Allora, apro un attimo un ricordo, un momento di nostalgia. L'altro giorno, è inutile dire, 30 ottobre, era il compleanno del più umano degli extraterrestri sulla Terra. Il fenomeno, il mostro, gli appellativi si sono sprecati ormai in questi anni. Noi di Goal Show lo vogliamo ricordare così e gli facciamo gli auguri ovunque egli sia. Apre il tiro in triangolo con Bertoni e colpisce il maligno con la punta del piede. Anche il palo gli è amico. Il pareggio è cosa fatta. Al terzo minuto e 42 secondi, guardate Maradona in diretta. Caro Diego, sei stato l'ossigeno nella terapia intensiva del calcio, il vaccino contro il virus della stupidità e della prepotenza, il sole nelle giornate di pioggia, la pioggia nelle giornate di siccità, il colore nelle giornate grigie, la ricchezza nelle giornate povere, il refrigerio nelle giornate assolate. Ha incarnato tutti i sentimenti del popolo napoletano, la scaltrezza, l'intelligenza, il coraggio, la furbizia, la ribellione ai potenti, l'amore, la passionalità, la sensibilità, la generosità, la convivialità. Saresti potuto restare a Barcellona, scegliere Parigi, Londra, Madrid, e invece l'istinto ti guidò verso quella terra che ti avrebbe idolatrato e stritolato allo stesso tempo. Forse perché avevi bisogno di sentirti ogni giorno esaltato, osannato, glorificato e stritolato dall'amore della gente. E Napoli non perdeva occasione per farlo. E se per la tua fragilità hai pagato, non si deve mai dimenticare che quella stessa fragilità ti ha reso il più umano tra gli extraterrestri in terra. Elie Wiesel, scrittore ebraico, premio Nobel per la pace, scriveva: Dio ha creato gli uomini per conoscere le loro storie. Credo che la tua, straordinaria ed unica, sia terminata prima perché Dio aveva voglia di farsela raccontare da vicino, senza perdersi niente, perché tutti abbiamo bisogno, ramani Dio. Auguri Diego. Bravo Gino. Bravo Gino. Allora, chiusa questa parentesi, Dario, ho visto Cialaga, io poi quando guardo Dario Guida penso ai momenti felici, Ciro, tu ne sai qualcosa, pure venerata, no?
nel periodo del night. Era per motivi di lavoro che per seguivo, motivi di lavoro, vabbè, ci sembra così, per motivi di lavoro in the night. E chi c'era? Un re del night era Fred, era il grande Fred Bongusto. Grande. E quindi io quando vedo Cialaca penso a Fred. E Dario, che cosa ti ispira questa cosa? Allora, che arriva qua. Come hai detto, scusa Francesco, come hai detto prima, Mertens non deve giocare perché deve fare... Ah, giocare lo aiuterà a fare la gamba. A fare la gamba, ecco. Io qua devo dire che in fatto di gambe... Non hanno bisogno di giocare. Hanno, però, questi quindi, loro possono giocare sempre. Non hanno bisogno di giocare. È vero, non hanno bisogno. Non parlano, però... Però fanno i fatti. Hai scritto nata poi, ma siete, eh? Chi mi ha dato il biglietto? Mi sono distratto. Chi è stato? Ha detto, puoi chiamarmi dopo le 22, mio marito dorme. Capite? Queste cose. Va bene, grazie. Che c'è? La rassegna stampa, grazie. La rassegna stampa, hai capito? È la rassegna stampa napolegna, vai con la sigla. Rassegna stampa. Non c'è la sigla, vabbè, allora direttamente senza sigla. Vediamo un attimino i titoli dei giornali. Come hanno aperto, caro Sandro, come hanno titolato i quotidiani della Campania? Cardito 24, sempre lo stesso clima. Bravo Genovese, il direttore, grande titolo. Ma ieri si è caldo, parlato, no, no. Senza no, ieri c'è stato il G20, si è parlato a Roma, si è discusso del clima, il vertice sul clima. E giustamente un giornale come il Cardito 24 va sul tema, sempre lo stesso clima. C'è stato un po' un clima... possiamo dire un po' acceso all'inizio a Salerno, anche non la settimana. Si può dire che c'è stato uno scambio di amorosi sensi. Ecco. Uno scambio. Pierpaolo, come l'hai giudicato? Però non c'erano neanche i tifosi, devo dire. La cosa, il rammarico è che una partita un come questa non abbia i tifosi avversari, credo che sarà così anche al ritorno. Avremmo anche, visto altre anche se però io non lo definirei gente, proprio un derby in quanto vabbè, ma questo sono gusti personali, è un occasionale incontro, però c'è stato un po' il clima, cioè c'era addirittura un audio era stato intercettato, sì, però poi per fortuna tutto bene, no Francesco, tu eri là, Anna Maria pure, sì, no? Sì, tutto direi tranquillo. Di sì. Tu hai giocato a Salerno, sì, hai fatto pare... che... Ah, pensavo io. No, tu no, certo, il capitano. Non ho giocato mai. Sì, ho certo, giocato un anno di Serie C, ma non a Salerno. Eravamo in lotta col Sorrento, io giocavo a Sorrento. Tu giocavi a Speciò. Abbiamo vinto noi il campionato. Ah. No. Ma giocavate al Vestuti all'epoca, non giocavi alla Recchi, non esisteva alla Recchi. O Vestuti. Eccetto qualche episodio davvero isolato e chiaramente deprecabile. Vabbè, c'è sta è un clima pesante che penso non faccia bene a... alla città di Salerno, alla passione dei salernitani, sì, di ostilità, di rivalità, di tensione, ecco. La speranza è che quando possa rigiocarsi con entrambe le tifoserie possa davvero essere una festa. Ieri a dir la verità il clima effettivamente non era quello giusto. Non era quello. Allora, quindi no. Ti sposi il titolo di Cardito 24, sempre lo stesso clima. Andiamo avanti. Ma vediamo... criticherei un direttore. Io. Beh, Genovese sì. È bravissimo. È direttore. Arenella Domani, chi è più felice me? Bravo il direttore di Arenella Domani, perché ieri ricordiamo 37 anni dalla morte di Edoardo De Filippo, il grande maestro, uno dei suoi lavori più famosi, chi è più felice me? È giusto il titolo con la foto di Spalletti, felicissimo, perché come abbiamo detto, e ci ritorneremo, non era una partita facile. Quindi tutti a dire, vabbè, Napoli a Salerno no, perché è sempre, lui dice non è un derby, ma comunque è una partita che viene molto sentita, anche a Napoli. Andiamo avanti, vediamo gli altri titoli, dopo Arenella Domani, Corriere di Calvizzano, Marchio di Fabbri, bellissimo titolo possiamo dire, Marchio di Fabbri, perché Fabbri... devo dire lascia non sempre... Non quello delle confetture. No, infatti, io volevo essere ricero a Fabbri, non me lo è andato a ricam- tu faceva la Marena Fabbri, la faceva pure buona, perché devo dire, io quando faccio colazione con la Marena Fabbri, quella alle ciliegie è buonissima, e anche lì lui cerca la compensazione, quando non gli riesce la pesca fa meglio quella alle pere, ma perché non hai continuato a fare le confetture, la Marena Fabbri, il fratello fa l'editore, invece lui vuole insistere, vuole fare l'arbitro, vabbè, vuole fare l'arbitro, Emilio sei d'accordo? Emilio Villano che sta chiamando qualcuno, a chi sta chiamando? Pierpaolo no, perché a tutta la categoria distinguersi di Chiara Gargiulo a Goal Show, vedo che da lì sta un po' Gargiulo, fremendo. No, lo coinvolgiamo. Ma quando vede arbitri lui sul freme. Terzo blocco lo coinvolgiamo Gargiulo, che c'è proprio da dire molto sul VAR. Anzi VAR Raccuman stasera, perché ci sono gli episodi. Va bene, quindi detto Marchio di Fabbri, vediamo dopo gli altri come hanno titolato. La Mezza Gazzetta, Parenti Serpenti, e richiama un titolo di un film famoso di Monicelli,
di Mario Monicelli, parenti serpenti, perché purtroppo la rivalità ci sta. Poi vediamo dopo come hanno titolato gli altri giornali. Il resto di Casandrino, crivo veramente, cioè, è bellissimo questo, merita un applauso il resto di Casandrino, che è un magazine, non sbaglia mai, l'ironia diciamo sottile, ma sì, perché dice, siccome si veramente pensava di quella metafora di quella donna che ti fa l'occhiolino, ti sta l'occhiolino, ti lascia il cellulare e poi momento dunque non il palo, il famoso palo, diciamo che ieri è successo un po' questo, nel senso che qualcosa l'è creduto, sì. Poi dopo tutto ovviamente devo dire capito a me, Zielinski ha rimesso la chiesa al centro del villaggio, devo il dire... Napoli ha fatto il Napoli e la Salernitana ha fatto la Salernitana. Allora mi hai ricordato questa cosa, capitò a me, stavo al liceo, mi piaceva molto questa ragazza, si chiamava Annabella, io ero alla fermata del pullman, un giorno lei si avvicinò e si stavi aspettando me, e si diceva, ma perché si usci in 85 tu? Quindi me la ricordo ancora di me. Questo è più palo che una traversa. Palo e traversa. Palo e traversa. Allora, il resto di Casandrino, complimenti al direttore, non ricordo il nome, Agliuzzi, direttore del resto di Casandrino. Vediamo invece dopo come hanno titolato, Sport 24, Pontecagnano Sport 24, abbiamo preso anche un giornale del Salernitano, imbottigliati, titolo pessimista. C'è anche un gossip lì, però sì, questo andrebbe un poco scandagliato. Io ed Emilio Villano. Questo Villano con Baccaro, quindi. Però Bottigliati, quella B maiuscola, fa pensare, perché non è un titolo... È la seconda lettera dell'alfabeto. Pontecagnano 24. C'è. Hanno paura. È una... Sì. È un segnale. Possiamo dire che la Salernitana la sua partita l'ha fatta. La faccia bene. Anzi, probabilmente per il futuro una prestazione del dal punto di vista caratteriale della tenuta, la capacità di stare in campo, di soffrire, di provarci fino all'ultimo, qualche situazione, soluzione l'ha trovata, l'ha creata. Poi è chiaro, insomma, voleva salvare la stagione, forse vincendo col Napoli magari salvava la stagione. Legittimamente va riconosciuta la serenità di aver fatto la partita che poteva, sì, la partita Anna Maria, che anche sentendo le conferenze stampa dopo di mister Colantuono, di Spalletti, è comunque una prestazione al di là del risultato, perché nessuno si aspettava che la Salernitana vincesse con il Napoli, però ha dato consapevolezza ad una squadra che magari può giocarsi queste carte giocando con questo carattere, con le pretendenti alla salvezza. Sicuramente, perché con grande rispetto, con grande rispetto, poi l'analisi delle partite non può prescindere dai valori in campo. Chiaramente, chiaramente parlavamo di due squadre differente. Con valori molto però posso differenti. Aggiungere una cosa, bisogna capire, questo lo scopriremo solo vivendo nei prossimi turni, se questo match adrenalinico assolutamente positivo dei Granata sia figlio dell'animus pugnandi che animava la vigilia e quindi il derby, o di un'idea di calcio e di un temperamento che Colantuono ha trasmesso a questa squadra, ma ci vorrà lo stesso ardore, lo stesso impeto anche con le piccole. Esattamente. Perché se fai la partita della vita solo perché... No, allora bisogna capirlo. Una cosa devo dirla però, lo scopriremo. Che l'arrivo di Colantuono, che è un tecnico che stimo, sì, il capitano, che aspetta. Sicuramente migliorato la strada. Avete visto la scena di Ribéry per tutta la gara? Questo. Ma cioè, un giocatore come lui, di quel livello... Ma può arrivare a fare tutto quello in campo, insomma, tutte quelle messe in scena. L'hanno casato molto, dici tu. Ma sì, ma lui è uno che è arrivato 3 mesi fa. Ma lui ormai è arrivato lì a Salerno, vuol far vedere perché... Ma ormai secondo me faceva bene forse andarsene a casa, perché è arrivato l'ora anche per lui per usare un giro di parole, insomma. Ragazzi, ieri il tramonto esiste, cioè è ovvio che un giocatore che è lontano parente di quello che abbiamo ammirato al Bayern di Monaco, già a Firenze, certo. Secondo anno ha avuto ma problemi chiaro, rispetto non al primo. La Salernitana. Non tutti si chiamano Ibrahimovic, che ha 40 anni e come il vino, più invecchia e più diventa infatti, buono. Infatti Ribéry 10 anni fa, quello del Bayern, ieri nel secondo tempo, quella palla quando arriva in aria e poi viene fermato perché non ce la fa più, quella la mette dentro. Ribéry 10 anni fa arrivava terzo nella classifica del pallone. Sì, Ribéry anche 5 anni fa. Aspetta, ci sono ancora altri 2 titoli, mi suggerisce Villano, non li perdiamo. Vediamo. A me piace però anche apprezzare il Ribéry, sì, che alla sua età, cioè, a 39 anni ancora si mette in discussione, va a Salerno, sfida un destino che sembra Francesco, dai, pure tu sei di calcio, ne sai tanto.
Ma non si possono dire queste cose, consentimi, perché è un giocatore che fa tanto. Ma cosa sta facendo questo? Ma lo può fare uno Ibrahimovic? Allora sì, quella è l'anima di una squadra. Ma questo qui è proprio la brutta copia di quello che è stato, capisci? No, però diciamo lì, che Ibrahimovic ha anche dei compagni di però squadra più che diversi. L'anima è lo stomaco della Salernitana. No, però allora, no, quello lì, quello lì come diversa, diceva Sandro, era un fenomeno straordinario. Che contendeva il pallone d'oro ai grandi. E forse lo meritava pure. Io ti dico che l'ultimo Ribéry, quello delle ultime due o tre partite, è un Ribéry secondo sì, me che sta Venezia, dando molto alla sì, squadra, anche con il Venezia l'ha dimostrato. Come no, come sì, no. Aspetta, rivediamo il titolo, non l'abbiamo perso un attimino, Dolcetto Scherzetto, ieri è che è stata tutta sport, scusa Pepe. Ma il Napoli è forte, Pepe. Ragazzi scusate, tutta sport, Napoli, ma pure lui c'ha un passato, c'ha un prestigio. Un passato, il livello del Napoli. E allora, mi aiuta a dire. Ma che ci importano i Ribéry, insomma, non certo, ma che ci importano i Ribéry, quindi siamo venuti a fare in bagno, a Villa Pietri sul mare, va bene, grazie, ti pigliano così, Pepe, anche io alla sua età è venuto a prendersi qualcosa. Giannas non deve dimostrare più niente, Ribéry insomma poi vive bene, sai che vuol dire vivere in costiera, c'ha una casa in costiera, ha raito una a casa niente male al terrazzo. Fa benissimo. No, forse no perché sta piovendo. Vediamo l'ultimo titolo vediamo Scampia Sport. Per noi derby è solo uno succo e frutta. Cattivo questo titolo, sì. L'hai fatto tu Petino, perché no, l'hai detto all'inizio questo no, derby non l'ho fatto io, però lo condividi? No, cioè... Allora, derby è una partita particolare. Devo dire che l'animosità tra due squadre che però partecipano alla stessa categoria negli anni della stessa città o della stessa regione, poi provoca il derby o crea il derby. Con la Salernitana sono stati degli incontri occasionali in Serie A. Diciamo che magari il derby campano più sentito può essere quello con l'Avellino, con il quale con tanti anni, per tanti anni in Serie A si è combattuto. Poi c'è stato il derby del Sud con... il Bari e con il Lecce, il derby del titolo? Sole. Ti è piaciuto? Ma con la Salernitana non mi sembra un derby, quindi, nel senso che facciamo un succo di frutta. Però è oggettivo dire, Pierpaolo, è oggettivo dire che è molto più sentita questa gara a Salerno che qui in città. Sì. Cioè, qui io l'area del derby la respiro il derby più di Napoli essere, Juve, almeno di entrambe che il vero derby del napoletano. Il vero derby del napoletano, al di là dei confini geografici. Il vero derby dei napoletani. Perché una città senza l'altra squadra, l'unica, metropoli, il vero derby è Napoli. Doveva essere l'Inter Napoli e noi facevamo il vero derby è Napoli Juve. Allora Peppe, stavi dicendo qualcosa? Un'altra volta attenzione, perché non sei prossimo facciamo fra vent'anni un altro derby. Sei stato fra vent'anni? Dice Peppe, passano vent'anni per fare un altro derby. Lui è ottimista per questo. Quello non lo so, su quello non lo so. Perché su quello bisogna vedere che finisce societariamente, insomma. Ah, quello è un altro discorso. C'è ancora un titolo, c'è l'ultimo, mi sembra, l'ultimo... L'ultimo, no, finiti, era l'ultimo questo qui? Ah, era l'ultimo, vabbè, allora ringraziamo Emilio Villano che abbiamo ha curato la rassegna stampa. Chiusa l'edicola. Chiusa l'edicola. Non ho sentito Sandro Zielinski, ieri ti è piaciuto, a parte il gol, perché poi... lanciata però, no, perché ci siamo distratti insieme. Ma guarda, la posizione di Zielinski... lui sicuramente non è al 100%, però no, poi non gli è, si vedono non... tutto perché ha risolto la partita. Guarda, non è al 100% e non è... Sai, però parlare comunque in maniera critica di un giocatore che a giustificare la sua prestazione anche abbastanza sottotono, un po' come nell'ultimo periodo, però comunque mette la firma col gol decisivo. Io ho notato una cosa, sinceramente, che penso che possa essere anche assente giustificato. Sì, non è male come titolo, assente giustificato. Bel titolo, assente giustificato. Ma in questo caso, comunque, ieri è stato anche presente. Cioè, finora è stato assente giustificato, ma ieri è anche presente. Nell'ultima immagine c'è un abbraccio tra Zielinski e Spalletti, o forse il momento proprio negli ultimi minuti, che credo che sia un'immagine significativa. Sì. Perché è evidente che, sai, rimproveri Ciro col carattere che ha, Ciro reagisce con grande durezza, rimproveri invece, per esempio, rimproveri un ragazzo un po' spaesato anche probabilmente dai modi di Spalletti, evidentemente per tirarlo fuori dalla sua situazione c'è bisogno di questo. Poi non lo cambia, lo tiene in campo fino alla fine e ha ragione, quando avrebbe potuto anche cambiare. Demme no? No, ma no, lì... no, rispondi, già fa la provocazione, no, perché Demme prima no. No, ma hanno caratteristiche diverse. No, per un... Elmas più potrebbe diciamo, essere più Elmas, Elmas. Un giocatore Elmas alternativo, invece lui fa giocare Zielinski e Elmas insieme. Cioè lui tiene Zielinski in campo perché allora Spalletti secondo me qualcosa ieri l'ha sbagliata probabilmente, ma sempre ragionando il lunedì
per esempio, la, no? Per esempio la giustificazione, il racconto del perché non ha giocato Insigne, mi è sembrato un po' troppo, teso, diciamo, come racconto. Realisticamente può scegliere di mettere in campo quella squadra, giochi in casa della penultima in classifica, hai delle difficoltà, te la giochi così. Però lui tiene Zielinski in campo e secondo me lì fa benissimo. C'è una domanda per voi, scusami Ciro, dai social, vediamo Susi che cosa scrivono, cosa chiedono da Instagram, da Facebook. Ho una domanda per il capitano, ieri si prevedeva una partita fisica, quindi Spalletti ha sbagliato a partire con Mertens o avrebbe dovuto schierare Petagna dall'inizio? Capitano. Alla mia idea l'ho detto già prima, per quello che sono le caratteristiche di questa squadra, avendo due esterni molto veloci, per me doveva giocare più Petagna dall'inizio, anche perché Driss non ce ne voglia, è stato un grande, lo è, lo sarà ancora, però in questo momento credo che possa ancora attendere. Va bene, c'è un'altra domanda? Per Gargiulo. Per Gargiulo, che non abbiamo ancora sentito, ma chi la parla a Roppa, figurati. Detto Ressole. Gargiulo detto Ressole. O Cristiano Malgioglio, a seconda. Detto Ressole. Parla dopo, parlo dopo se mi fate parlare. Vista la posizione defilata, in cui siete più Ressolo. Ressolo, cioè, Ressolo. È meglio solo che male accompagnato, però. Gargiulo, parliamo di cartellino rosso. Il cartellino rosso a Koulibaly è giustificato o sarebbe bastato il cartellino giallo? Sarà oggetto proprio di un filmato che vedremo e che commenteremo. Per cui il rosso sicuramente è giustificato perché, come poi dirò dopo, è una serie di concomitanze, di situazioni che avvalorano proprio l'espulsione del giocatore. Io tra l'altro, Gino, volevo, a proposito di... Attenzione a quello che ha detto Gargiulo, perché ci sarà grande discussione. Sì, dopo. Sì, sicuramente. Ho paura che ci voglia una trasmissione proprio per lui. Possibile. No? Voglio una cosa invece su Insigne... No, aspetta, Vanna Maria stava dicendo qualcosa. Stamattina leggevo Il Mattino, no? E appunto, su un articolo leggevo, ha segnato, come spesso accade, il peggiore. Ma secondo voi Zielinski è stato il peggiore in campo? Beh, non è stato tra i migliori, sicuramente. Guarda, insomma, se togli il gol... gli avremmo messo tutti 4 e mezzo. Ma non il peggiore. Poi il gol, ovviamente, come ricordava Sandro, certo. È un gol da 3 punti. Giocato male però anche Politano, su, onestamente. Ieri Spalletti è stato protagonista involontario, oggettivamente, di un clamoroso autogol giornalistico. Perché è forse una delle prime volte, insomma, la prima volta che un protagonista crea un caso che non c'è. In genere siamo i suoi giornalisti, no? Che a volte magari un po' inventando, un po' raschiando il barile, magari buttano così, gettano in pasto al pubblico notizie non vere. In questo caso nasce tutto da una dichiarazione pre-gara di Spalletti, che sulla presenza di Insigne e sulla sua eventuale assenza dice no, non gioca per questioni interne. Ovviamente tutti abbiamo letto questo virgolettato e ovviamente abbiamo pensato, visto che facciamo solo da qualche giorno, che è successo qualcosa. Lui voleva semplicemente dire che non voleva rischiarlo perché aveva problemi a polpaccio, non voleva dare vantaggi in quel momento alla Salernitana, così mi è stato detto, e per non spiegare poi effettivamente qual era la problematica, ma nulla è successo. Però, Francesco, però in questo caso il Napoli è stato il protagonista involontario di un caso giornalistico che non c'è. Però Francesco era lì. L'ho sentito un po' nervoso il mister a fine partita. Perché ha creduto che ha fatto la cappellata prima. Secondo me si è un po' innervosito, stranamente, perché lui di solito, risponde con ironia. Cioè, invece c'è stato un momento, diciamo, pure ingazzato. O no, hai avuto questa sensazione? Gli ha dato fastidio qualcosa? Di Spalletti vero. Di Spalletti vero. Cioè, di quello che quando vuole far passare il messaggio lo fa in maniera chiara, diretta, senza mandarla a dire le cose. Quindi, a dire la verità, l'ho riconosciuto abbastanza alla luce di quello che è il suo percorso, di quello che è la storia, di quello che in passato abbiamo visto. In realtà quelle prime dichiarazioni alle quali fa riferimento Ciro si prestavano ad un equivoco. Oggettivamente sì, o quantomeno potevano prestarsi ad una questione interna, ad un equivoco. Le altre successive invece chiari, e ti dico, per me che ci ho lavorato sulla cosa e l'ho tirata fuori, penso anche riproducano fedelmente quanto verificato. Cioè Lorenzo aveva sta coscia un po' impastata, pesante, ne ha parlato con l'allenatore, hanno valutato così, hanno preferito non aveva rischiarlo. Aveva un problema al gluteo, gli tirava proprio la parte superiore della gamba, il gluteo.
La coscia o il gluteo? Cercate di essere precisi. Il gluteo, io sono impastata è una roba che io sento. Era già un problema, se ben ricordate, e proprio lui lo sa perché era a bordo campo, ha fatto la partita per Sky, giovedì Insigne era già in dubbio per il match col Bologna, quindi non stava benissimo. Poi col Bologna ha giocato, a Salerno, facendo una serie di valutazioni, non tanto per giovedì che c'è già una gara importante, ma anche per domenica arriva il Verona, che è una squadra informissima. Sì. Ha preferito non rischiarlo, ma ripeto, rientra tutto nella norma. Il problema l'ha creato lo stesso Spalletti, che a volte ama il zigogolare, Sandro, tu lo conosci, no, da te, gli piace ogni tanto, e a volte per fare il fenomeno, piuttosto dare una risposta banale, cioè, sembrato, a volare al polpaccio, attenzione che caccia aggressiva, si butta a volte in qualche aggressivo, no, si butta in qualche maniera, l'ha messa a posto troppo, ecco qua, frettolosamente. Vai, Sandro, scusa. No, perché capito, con la, bisogna mettere la clessidra, per un attimo così, mi è sembrato Spalletti che comunque facendo anche quella sfuriata del abbia comunque voluto anche sottolineare il fatto che si sente molto forte anche nella gestione a 360 gradi della situazione, infortuni, del turnover, dell'impiego di questo che piuttosto di quell'altro, e anche nel rapporto con i giornalisti e con la stampa. Questo mi è sembrata una sottolineatura di Spalletti. Fermo restando che dire al capitano non giochi a Salerno ma giochi con la Juve, nessuno spoglio del mondo, qui c'è Bruscolotti, diciamo, si creano case. Viceversa, se dice un giocatore giochi viene, a Salerno viene, ma non giochi con la Juve, viene, magari forse sarebbe un po' di più, giusto Peppe? Se viene Insigne, che per la qualità, il peso, quello che rappresenta, insomma, non è uno qualunque, e ti dice mister, c'ho sta gamba che un po' mi dà fastidio, me la sento pesante, me la sento impastata, che dici, che facciamo? Questo è l'impasto. Le parlano Francesco, ma ti prego, ti spiego, sono famose impaste, questo è. Scusate un attimo, c'è fortuna che suona il telefono. Suona il telefono, potrebbe essere Spalletti, eh. Cialaga, chi è? Rispondi, Cialaga. Luca. Sì, rispondi prima, rispondi. Pronto? Presidente? Ecco qua, chi è? Il presidente del Campania. Presidente di Campania. Luca. De Luca, presidente della regione. Buonasera presidente, buonasera. Senta, noi grazie. Buonasera a lei. Buonasera presidente, è stata una bella vittoria sofferta, meritata, per fortuna, però non abbiamo neanche festeggiato, abbiamo rispettato le distanze, i protocolli, insomma, Questa è un'idiozia. Non si può camminare per strada senza ragione motivata. Ma infatti non hanno camminato, io sono rimasto a casa, ci ho visto Roma-Milan ieri sera con Emilio Villano, non sono proprio uscito io perché provo a passeggiare sul lungomare, ti trovo stravaccato sulla panchina, obbligo a questo punto a stare in quarantena per 15 giorni. Niente di meno, per una vittoria al Salerno 15 giorni di quarantena, ma è stato 1-0, non è che non abbiamo fatto... A volte sembra di avere a che fare con persone che sembrano ragazzini alla prima comunione. Ma io l'ho fatto 67 la prima comunione, o Gigli, mi ricordo ancora, ebbi un bel regalo, l'orologio d'oro, ma però non ho mandato anche una richiesta alla Presidenza del Consiglio perché ci sia nei territori la presenza dell'esercito, i quartieri vanno militarizzati. Una vittoria, 1-0, hanno vinto, ha staccato da lei. Chi si è ingazzato veramente? L'ha presa male. Ma io non l'ha presa male, l'ha presa male il Presidente. Presidente, noi abbiamo voluto giocare, sdrammatizzare, perché appunto per quello che dicevamo prima, la partita era stata accompagnata e anticipata da un clima un po' teso, e siccome il calcio, lo ricordiamo, è sempre un gioco, è sempre uno sport ed è spettacolo, lo dice un uomo di spettacolo, quindi questi momenti servono anche per sdrammatizzare. È vero Pierpaolo? Sì, sì. Diciamo che opportunamente questa tua telefonata chiarificatrice con il Presidente Lu, che però è uno che normalmente, diciamo, difficilmente, ecco, quando si arrabbia credo non sia secondo a Spalletti. Ecco, sai che io stavo pensando la stessa cosa, cioè io immagino un incontro, uno sì, scontro al vertice, Spalletti De Luca può venire fuori con Sicilia Capodanno. Quanti giorni c'hai di quarantena? C'ho 15 giorni di quarantena perché sono stato beccato a festeggiare. Sul lungomare, addirittura. Non dovevo. De Luca è tifoso della Salernitana, De Luca, no?
No. Tu sai altre squadre che escono. Sicuramente ci sono gli esperti qui che. Ma sarebbe normale? No. Allora, diciamo De Luca ha sempre tifato per la Salernitana, sì. E da quando il governatore della regione dice che ti simpatizza anche per il Napoli, tanto è vero che è amico di Laurentiis. No, no, quello che tifa per la Juve è un altro, non è De Luca, è il sindaco di Napoli, ahimè. Che ti fa per la Juve. Questa è un'altra prova che insomma, De Luca la porti in tribunale. De Luca ha tifato sempre per la Salernitana. No, De Luca sì. Credo Luca che abbia sì. credo che non solo per motivi elettorali abbia simpatia anche per il Napoli. Comunque io ho la prova provata che ero davanti al televisore a vedere Roma Milano con Emilio Villano, quindi non ero io che festeggiavo. Non lo so, Anna Maria, mai visto festeggiare tu? No. No. So che eri a vedere Roma Milano. Roma Milano, bellissima partita, il bar dopo ci racconterà gli episodi di Roma Milan, perché anche lì, anche lì ce ne sono Maresca stati, non mi è dispiaciuto sotto certi aspetti. Ma Maresca insomma, è napoletano, pomerese peraltro, poi potremmo discutere sull'eventuale rigore per la Roma alla fine, però quello ottimo arbitro, ma ieri essendo pomerese gode dell'immunità arbitrale. Gode dell'immunità arbitrale. Ottimo arbitro, però ieri capita anche ai campioni ieri è stato meno bravo del solito. Va bene, lo analizzeremo dopo con Gargiulo. Gargiulo scalpita, io invece devo andare al desk, posso andare al desk, Dario? Mi accompagni con un pezzo. Dario, perdona, non ascolta, quando ho visto questa scena ho visto Gargiulo, ho pensato a Charles Aznavour ed io tra di voi. No, io stavo pensando, ma non si poteva cagnare se Nieva Gargiulo e rimanevano loro due, lo dico, non potevamo. Avallo con l'idea. Tutta la simpatia per Gargiulo, è vero che ma noi usiamo sempre la simpatia magari per potevano doppiarlo. Il confine tra la verità magari e non esiste nella vita. Complimenti per la mise, lei ha anticipato è Capodanno. Sanremo. Stasera ha anticipato San Silvestro. Mi dispiace per lei, ma io a Capodanno vi sto molto semplicemente. Molto semplice veste. Ah, vabbè, però. Lo giuro, lei è pronto per Sanremo. Lei è pronto per Sanremo. Ma fategli fare il bar. Questa non è neanche un complimento. Lasciatelo fare il presentatore. Fategli fare il bar. Facciamo. Perché poi tutte le cose. E Sanremo. E Aznavour. E voi due, io tra di voi. Oh, mamma mia. Lasciate in pace Gargiulo. Che ha un compito delicatissimo, Gino. Boh. Adesso. Adesso c'ho un compito delicato veramente. Allora, Gargiulo, da dove partiamo? Da Roma Milan o da Salernitana Napoli? Sono quattro episodi. Partiamo da Salernitana Napoli. Salernitana Napoli. Allora, il monitor è lì. Ci guardiamo il primo episodio, sì. Eccolo qui, il fallaccio su Anghissà da parte di Castanes. Sì, devo dire, faccio una premessa, poi parla Gargiulo, molto grave quello che fa Fabbri, perché Fabbri sta lì a due metri, è rosso diretto, invece estrae il giallo e deve aspettare il VAR, altrimenti sarebbe rimasto solo un giallo. Prego Gargiulo, errore gravissimo. Allora io faccio invece un'altrettanta premessa, perché devo dire che quando giudico un arbitro lo giudico sempre nel suo complesso, mai sui singoli episodi, e questa volta sono costretto a dire che Fabbri va giudicato anche nel proprio complesso, perché non mi è piaciuta la prestazione in senso generale. Beh. Fabbri sta perdendo molto smalto negli ultimi anni, pur essendo un internazionale, noi arbitriamo meglio all'estero probabilmente che in Italia. E comunque devo dire che anche questo tipo di azione che adesso vedremo probabilmente doveva rientrare molto più nel suo controllo che una delega al VAR. Comunque, adesso specifichiamo un attimo quello che è accaduto. Anche perché è vicino all'azione, giusto Giuseppe? Ha detto che è gravissimo. Sto dicendo questo. Guarda. Sto dicendo, come fa a non vederlo? Dicendo questo. C'è vediamo. Un precario stato di forma probabilmente. Ma anche di vista probabilmente, non solo. È un problema di vista proprio, non ci vede. È diottria, ci ha portato il professore Otello Gallo, primario Otello Gallo, gli farà la visita a Fabbri, perché a tre metri che non vire chi lo fa, guarda là. Allora, bisogna dire una cosa, che nel tempo il regolamento, ma anche diciamo più che altro la casistica, ha cercato di dare delle spiegazioni a certi tipi di falli. E questo tipo di fallo è un fallo che rientra in certe caratteristiche proprio dell'espulsione, cioè stiamo parlando della famosa vigoria sproporzionata. Quando ovviamente abbiamo e dobbiamo calcolare il punto dell'impatto, la velocità dell'impatto e come viene impattata la gamba del giocatore offendente verso quello che riceve l'impatto. Quindi in questo caso vediamo che c'è un fallo nettamente sulla parte inferiore o centrale, se vogliamo dire, della caviglia,
E a quindi rientra appunto in questo discorso. Meno male che c'era il VAR, perché effettivamente se no si faceva veramente fatica a capire come poteva non essersene accorto. Meno male che c'era il VAR, che ha sanato una situazione. Sì, Sandro, purtroppo il VAR oggi sta sanando, come dici tu, alcune cose, alcune altre però sta creando delle difformità che poi ci arriveremo adesso. Però qua, insomma, ragazzi, ma come si fa a non vedere? Ma c'è qualche arbitro che ci ha spiegato che era troppo vicino per vederlo. Orsato avrebbe detto che era troppo vicino. No, attenzione, visto che mi provocate, mi fa piacere. Nel caso di Orsato, quando ha detto e ha dichiarato questo, la dinamica dei due giocatori, Pjanic e l'altro, era diversissima, perché era Pjanic che saltava dall'alto andando addosso all'interista e quindi una visione che paradossalmente dal basso potrebbe non essere vista. Ma questo è meraviglioso. Comunque, ha sbagliato Fabbri, lei è d'accordo sull'episodio, ma ha sbagliato nel complesso. Vediamo l'altro episodio, quello che riguarda poi Koulibaly, no? Adesso sì, quello è ancora più grave. Il secondo episodio, questo qui praticamente di Koulibaly. Allora, qui siamo di fronte a una situazione che io ritengo anche qui da scuola, cioè praticamente da regolamento. Voi sapete che esiste il DOGSO, che è un acronimo peraltro, nel quale quando un giocatore praticamente, come dice lo stesso parametro, si nega praticamente un'evidente occasione da rete, c'è praticamente la punibilità del giocatore stesso. Ora, la punibilità del DOGSO è differente a secondo se il fallo avviene fuori o dentro l'area di rigore. Non ci capite, Ciusi Cargiuro, l'abilità... L'acronimo, DOGSO. Del DOGSO. DOGSO è un acronimo, in cui si specifica che quando si nega un'azione da rete, lineare, diciamo, senza... Vada avanti. Allora, il caffè. Caffè no, già l'ho avuto, caffè sì, intenso. Ma io stavo parlando. Allora. Andiamo avanti. Allora, nel momento può, in cui si mescola il caffè col DOGSO, il caffè mette un po' di latte, era per rendere più intenso il momento. Se rende amaro il DOGSO. Se è una maniera di zucchero, se lo zucchero è DOGSO. Il caffè col DOGSO non esiste proprio. Siamo veramente ai limiti anche. Allora, quando si negano evidente azione da rete, quindi quando si ferma questa azione evidente da rete, in questo caso c'è praticamente l'applicazione di questo DOGSO, che significa che fuori dall'area di rigore viene punito il giocatore con l'espulsione. E dentro l'area di rigore, con le attuali depenalizzazioni, se fosse avvenuto ci sarebbe stato il calcio di rigore e l'ammonizione di Koulibaly. Quindi paradossalmente il giocatore potrebbe anche fare un calcolo, ma non lo fa in velocità, logicamente, perché dice forse è meglio un rigore contro che avere un'espulsione. Allora, ritorniamo su questo argomento. Chi l'ha mai pensata questa cosa? Paradossalmente. Ma Fabbri, tutte queste cose, secondo me, non l'ha pensata. Fabbri. Allora... Anche sul DOGSO, e qui da regolamento specifico, esistono dei parametri che poi sono dei criteri ben specifici, ribadisco, per i quali si deve applicare questo tipo di norma. Sì. E dobbiamo vedere, prima di tutto, il numero dei difendenti che dovrebbero, partecipare all'azione o meno. Quindi in questo caso è nettissima la possibilità che i difendenti non ci siano e quindi il DOGSO effettivamente rientra come parametro. Il possesso... Rientra. Il DOGSO rientra. Rientra. Il DOGSO rientra. Anna Maria, il DOGSO rientra il DOGSO? Se rientra il DOGSO. Direi di sì, siamo tutti che d'accordo. Il DOGSO ha messo il DOGSO. È stata fatta molto polemica, ma faccio un po' il presentatore, visto che. Sì, ma stiamo. Però non usciamo fuori. È stata fatta molto polemica sul possesso del pallone. Bravo, Peppe. Ecco. Allora, il possesso del pallone, effettivamente anche quello è un criterio importante. È quasi anche paritetico rispetto a quelli che sto per dire. Però il pieno possesso del pallone, che non viene assolutamente regolamentato, la dice lunga sul fatto che noi dobbiamo anche considerare, a parte gli altri elementi, la cosiddetta sensibilità dell'arbitro in quel momento. Sì. Cioè, nel senso che se vogliamo pensare che il pallone praticamente del Salernitano in questo caso non sarebbe stato raggiunto dallo stesso, appare evidente che siamo di fronte ad una situazione anche per l'arbitro complicata, il VAR non c'entra niente, anche per l'arbitro complicata, quindi e perciò parlavo di sensibilità che in quel momento va applicata, ribadisco, che Fabbri non ha avuto. Comunque che Fabbri non ha avuto, no, che non ha avuto, in quel momento ha ritenuto che il giocatore andasse in porta. Si fermi un attimo, l'opinione. Confessare una cosa, aspetta, che io mentre parlava Gargiulo ho cercato su Google DOGSO, esiste davvero, è l'acronimo, l'acronimo. Ma Gargiulo, di una parola in inglese. Ma Gargiulo, mica, cioè, Gargiulo. Me ne posso anche andare con questo. DOGSO, una nostra punta di Deni o deny, non lo so, an obvious
goal scoring opportunity, cioè di negare un'ovvia opportunità di segnare un gol. Quindi abbiamo GSO, cercatelo, quindi Google Sandro, esiste. Quindi ma il fatto che Sandro Sabatini abbia scoperto a Goal Show dopo essere Fa onore a Gargiulo. Non lo so se fa onore ha messo in discussione. Non c'è una Aspetta. Non parliamo, una alla volta. Sono a suo favore. Sei per il doc show tu. Si è messo in dubbio quello che lui ha detto prima. Questo non si fa, credo. No. Io volevo solo capire il doc show. Sandro, è un ospite di lusso. Ieri è rimasta la doxa, quindi che è nata cosa. La doxa non c'è niente. C'era una volta. Vai. Io credo che non ci sia il rosso. La penso come Saccani, che ieri alla Domenica Sportiva ha detto questo. Per un semplice fatto: se noi mettiamo l'azione a velocità normale, vediamo che non ci sarà mai, e sottolineo mai, e sono perentorio, la disponibilità del pallone, perché la palla è talmente veloce che l'attaccante non la prende mai. Non c'è il dubbio. Ciro, ma Fabio non può capire questo. Non c'è il dubbio. Okay. Può capirlo e non capirlo. Per me, vista l'azione a velocità normale, non c'è la disponibilità del pallone e quindi non è rosso. Io sono ancora più tranciato. Francesco, Modugno. Ma c'è la trattenuta pura di Koulibaly, ragazzi. Per me non c'è il rosso perché non c'è il presupposto, non c'è la chiara occasione di gol. Perché Simi, il pallone, non ce l'ha. Se non c'è la disponibilità del pallone, non è chiara occasione da gol. Facciamo un giro, sentiamo tutti. Scusate, c'è la chiara occasione. Voglio sentire, aspetta, Gargiulo. Anche se non interviene Koulibaly, Peppe, quella palla... Simi, non la prende. Non la prende. Perché stanno veloci. Se tu lo vedi con la azione veloce, guarda che palla di Oribe, non la prende. Non la prende. Ma può anche non prendere. Sentiamo. Senza la trattenuta. Scusate. La chiara occasione da gol. Scusa, e taccio. La chiara occasione da gol è quando ti arriva il difensore. Non riesce a prendere palla a chi attacca perché però il pallone è praticamente sui piedi dell'offensivo che subisce il pallone, quindi gli crea un danno. Aspetta, Gargiulo, sentiamo Sandro e Anna Maria. È uno dei criteri, ma gli altri criteri comunque sono. Aspetta. Ma non viene nemmeno la disponibilità della palla, nemmeno la chiara occasione. Noi siamo in campo. Ma il dog impazzito, calma. Ma viene meno il dog. Vabbè, l'hai detto. Sentiamo Sandro e poi Anna Maria. Cercando di essere il più obiettivo possibile, attenzione però a una cosa: se non c'è chiara occasione da gol e se non c'è la trattenuta, non c'è la disponibilità del pallone, non prende mai quel pallone. Scusa un attimo, scusa la provocazione, ma allora perché Koulibaly lo trattiene? Koulibaly dà la percezione, fammi finire. Koulibaly con la sua trattenuta dà proprio la percezione della chiara occasione da gol e della futura disponibilità del pallone. Il però il giocatore in quel momento deve difendere. E questo è un discorso oggettivo. Il discorso è un altro. Il pallone che Ribéry dà a Simi è un pallone giocato male perché è lunga, e quell'azione, anche senza intervento, è inutile. Come dice Sandro, sa bene che va in porta quel giocatore. In teoria va in porta, ma non è da rosso. Sentiamo Anna Maria. Se va in porta è da rosso, che può essere? Non si può valutare dal terreno di gioco tutto questo. Allora, sentiamo Anna Maria e poi il capitano Bruscoloni. Anna Maria, vorrei sentire Anna Maria. No, io e il capitano siamo della stessa idea. Parli tu per il capitano. Sono d'accordo con Sandro. Cioè? La contrapposizione tra la percezione tua, Ciro, che è una percezione di Francesco, che è la vostra è una percezione, ragazzi, televisiva, ok? Io dico che la prima percezione che dobbiamo prendere in esame è quella di Koulibaly in campo. La percezione di Koulibaly in campo è che Simi è pericoloso. Dici tu per trattenerlo così? È una percezione di un arbitro fuori forma che non ha visto le precedente. Allora, gli arbitri fuori forma è un altro discorso ancora. Forse è più credibile la mia. Finisce la partita prima della... Visto quello che non ha visto Fabio prima. Sono il primo a criticare.
giudicarlo, non c'entra niente. Spesso anche l'arbitro in forma avrebbe potuto sbagliare. Io devo valutare la percezione del rettangolo verde. Assolutamente no. Allora, ragazzi, no, basta. No, è inutile. Basta, chiudiamola qui. No, solo Pierpaolo e la chiudiamo. Perché se no facciamo la trasmissione su questo episodio. Tanto, ma capite che Fabri è scarsa. Il problema più grave è che Simi, ho capito qual è il problema, è che Simi indossa sotto una maglia bianca, la famosa maglia della salute, no? Quindi quando lo tira con i bali si vede. Quello si è, quello è il problema. Vabbè, Pierpaolo l'ha risolta così. Io la sposo questa tesi. Andiamo invece. Pierpaolo, sono meglio a questo punto le mie maglie shorts. Almeno non sì, ecco, per esempio, con Anna Maria non sarebbe successo. Anna Maria non la guanta nessuno. Quando scappa, non si fa guantare da nessuno. È vero, è vero. Allora andiamo a Roma-Milan invece. Allora, qui abbiamo diversi episodi, anzi, ne sono soltanto però due. Essere brevi. E dobbiamo essere brevi se riusciamo a dire. Ecco. Allora, qua l'arbitro è Fabio Maresca, un arbitro della sezione di Napoli. E devo dire che purtroppo anche in questo caso Fabio probabilmente ha sentito l'ansia dalla prestazione rispetto a quando la stessa Roma-Napoli l'ha arbitrato 3 anni fa circa ed ebbe in qualche maniera gli stessi problemi. Andiamo sul primo episodio. Allora, il primo episodio è questo rigore su cui si è molto discusso, dato all'attaccante del Milan. Allora, devo dire che io riprendo un attimo quelli che sono dei siparietti dialettici che avevo abbandonato da un paio di anni. Uno di questi è questa definizione che ho voluto dare. Siamo di fronte ad una presunta delegittimazione del VAR, poi lo vedremo perché, con conseguente inattesa disapplicazione delle ultime direttive del settore tecnico arbitrale. Bene. Questo significa che in questo caso, come abbiamo visto, Maresca dà il calcio di rigore di fronte e nel merito specifico di un fallo che stanno continuando a cercare di far capire agli arbitri, parlo degli organi tecnici, questo tipo di fallo non rientrerebbe se non non rientrerebbe nei calci di rigore. I rigorini, per far capire a casa. Non lo volevo dire perché è giornalistico. I rigorini, infatti, come il rigore che ha avuto Osimhen, è un rigorino là con Bologna, caso? È questa stessa cosa. Il VAR, che è tra l'altro in Mazzoleni, non so se conoscete. Di vista. di Pechino. Un Pechino. Ne abbiamo parlato poche volte in questa lo tradizione. Richiama per chiedergli praticamente di vederlo all'Anfield Review. Quindi Mazzoleni sta ancora al VAR, sta ancora facendo da Mazzoleni è uno dei più quotati. Lo so, Nico, pensavo l'avessero fermato definitivamente. È un barista doc. Mamma mia, barista doc, no, barista. Allora, barista sta con Celaca. Per farla in breve, praticamente, come sappiamo ormai dalle cronache, Maresca va al monitor e conferma la sua decisione. Ed è stato bravo là, perché l'avevano destabilizzato. È stato bravo, allora però c'è questo, in contraddizione con quello che sono quelle cose che abbiamo detto un secondo. Stringiamo che i tempi... E a parte tutto, mi sono chiesto perché Mazzoleni chiede che sia rivista l'azione. Io penso una sola cosa, che purtroppo Maresca era un po' lontano dall'azione. Io l'ho visto molto lontano quando ha indicato il calcio di rigore. Vabbè, però poi è andato al VAR, l'ha guardata e ha confermato. Per Mazzoleni non era rigore. Comunque. Per Mazzoleni non era rigore, per Maresca sì. Ha detto vado a rivedere, non ha detto non era rigore. Allora scusa, se dice vado a rivedere, che glielo dice a fare? Tutto a posto. Ha ragione Ciro, l'ha fatto anche l'anno scorso. Sempre ragione allora. No, ma era consecuzio. È normale, no? Ci guarda, vado a vedere perché non sono convinto. Vediamo l'ultimo episodio così me ne vado. Allora, qua abbiamo... Sanremo. Eh no, perché sento che stringono. Oh. Qua mi stringe una sola cosa. Allora. Diamo che la giacca si sta stringendo. No, io sto con Gargiulo. Gargiulo è giusto. Voi non potete presentare Gargiulo a Sanremo, il Papillon, Fred Bongusto. E poi, capito, qualsiasi cosa dice non vi va bene. Ah, è un contraddittorio. Devo ringraziare la new entry, devo dire. Perché sono pro Gargiulo, ma l'opinione di Gargiulo è sempre autorevole. Hai visto? Si accoda anche questo. Sì, davvero, si accoda. Parliamo, finiamola qua. Allora, guarda, l'ultimo sto rigore qua, episodio, 95. Sì, facciamo questo. Allora, l'ultimo episodio, sempre per quello che ho detto prima, siamo di fronte ad un contatto appunto tra Pellegrini e Kjaer, come si chiama lui. Praticamente qui abbiamo, l'ho definita, una coerenza applicativa alle direttive ovviamente di regime, perché l'ho usata così,
e una incoerenza con precedente episodio di Massima Punizione. Perché se ha fischiato quello precedente, non ci ho capito niente. Deve fischiare anche questa. Deve fischiare, i signori hanno capito. Mi si può fare dopo. Guardi, Gargiulo, c'è una telecamera. Lei pensa sempre di stare in un condominio, si gira di spalle. La televisione è anche telecamera, soprattutto. Quindi deve guardare lei. Se lei mi si muove attorno, io vengo sulla scia. Ma poi, Gargiulo, ma capite... Vabbè, comunque allora, per far capire definitivamente, questo era rigore. Questo è, poteva non essere rigore se ci fossimo stati nel quel discorso che abbiamo fatto prima, cioè il contatto che qualcuno poi ha voluto far somigliare al contatto Dumfries tra Alexander. Inter e Juventus nel momento in cui dai Inter e Juventus, però questo deve essere errore di Marisca. Non poteva essere rigore, ma nella coerenza avrebbe dovuto dare. Esatto. Quindi è stato chiaro, è rimasto il dubbio del Doppio. Se dai rigore al Meazza lo devi dare anche all'Olimpico. Vabbè, mi è rimasto il dubbio del Doxo. Va bene, allora questo dubbio lo scemiamo la prossima volta perché parleremo della SPA. Della? SPA. È un centro benessere, ne conosco tanti. Sì. Della Società Parcheggiatori Abusivi. Quella è un'altra. Ce ne stanno diversi di acronimi in questo. Lui è un esperto di acronimi ed devo dire stasera abbiamo scoperto che sarà pronto anche per fare il croupier. Se ho ben capito, tu hai detto croupier. Perché? Perché io direi che vi state allargando un po' troppo, no, però mi fa piacere che vi allargate, tanto poi vi stringerete prima o poi. Presentatore. No, vabbè, croupier, perché Ciro, mica avevi pensato qualcosa pensando al croupier. Assolutamente. Che fa girare le palline. No, no, probabilmente tocca le fish. Ecco, bravo. Giuseppe Gargiulo, vedi che Giuseppe è nato a Shalaka. Cialaca, vieni Cialaca, vieni. Allora, buonasera, per un Gargiulo che va via, un Cialaca che arriva, hai preparato il proverbio Senta a me. Signor Inteso ha detto. Signor Inteso ha detto, questa volta devo cattare signor Mutugno. Ah, ecco, il signor Intenso, cioè il caffè intenso che è il nostro amico tocca settimanale, vuole che venga grattata invece la scatola. La settimana scorsa l'ha fatto Sandro Sabatini, non hai vinto però. Non ho vinto. E vediamo anche invece se è più fortunato. Non ho capito Sciala che ha detto, se Mourinho, che ha detto? Se Mourinho, hai detto Mourinho? No. Modugno, lui dice Mourinho però. Allora Modugno gratterasta con intenso piacere. Con intenso piacere. Vai da Modugno, vediamo che succede. Prego. Grazie Cialaga. Qui non si vince perché siamo tutti fortunati in amore. Quindi siamo sfortunati in gioco. Bella questa, davvero. Neanche per la moglie in ascolto, c'è tua moglie che sta proprio davanti allo schermo. Allora, mentre Modugno gratta, capitano, direi che insomma il VAR ieri ha come sempre lasciato l'amaro in bocca da un lato e dall'altro, perché i romanisti si sono lamentati. Insomma, è un'abitudine che rimarrà sempre questa, cioè il VAR non chiarisce. Questo VAR ha portato più sconsiglio che altro, secondo me. Andremo avanti ancora così. Vabbè, è uscito qualcosa? Non sa dove grattarsi. Non sa dove grattare. No, ma come non sa dove grattare? Forse c'è proprio. Forse ho trovato. Hai tirato fuori le cialde, sì. Sulla questione arbitrale, la Società Sportiva Calcio Napoli intende adottare questa linea da qui fino a fine stagione. Non intende commentare pubblicamente l'operato del direttore di gara, qualsiasi cosa insomma possa accadere o meno, perché non vuole dare alibi ai giocatori. Poi una scelta di Spalletti. Scusa, niente Francesco, hai grattato? Purtroppo no, spero che almeno in premio possa gustare il caffè. Questo una scelta di Spalletti. Ho vinto però, comunque allora. Però diciamo che da Castelvolturno registro un fastidio per l'arbitraggio di Maresca all'Olimpico. Questo è qua. Ma possiamo... mi è venuto in mente una poi cosa. Poi Sandro, andiamo in pubblicità. Fai il paio col fastidio avvertito dal Napoli già a Bologna. Mi viene in mente Bologna invece mia. Che è successo qualcosa di un po' più fastidioso al Napoli femminile. Napoli femminile. A causa di un arbitro che ha prolungato fino al 99esimo, se non ho capito male, una partita, poi Napoli finita, ha perso lì, poi è successo qualcosa di molto spiacevole, addirittura la società ha dovuto prendere le distanze da una situazione che si è creata alla fine.
Quindi diciamo che gli arbitri, Napoli non è stata fortunata con gli arbitri. In tutto questo però ricordiamo anche la frase di Spalletti, perché ce lo diceva a Castelvolturno una certa insofferenza, un certo fastidio. Spalletti ha detto: parlare di arbitri è da sfigati, eh. La linea ufficiale, che è diversa da quella dell'allenatore, è quella di non dover commentare mai situazioni arbitrali, perché un grande club vince a prescindere. A prescindere. Questa è la linea, la comunicazione... Poi noi siamo un po' scottati. Parliamo anche in privato, ascoltiamo anche le cose. Club, e ho avvertito fastidio per gli ultimi arbitraggi del Milan. Perché difficilmente lo fanno pubblicamente, ma vanno dai responsabili, questa è la differenza. Ti dico che il Napoli ha avvertito fastidio, ripeto il termine, per gli ultimi due arbitraggi Clessidra. Del Milan. Clessidra, direi. Clessidra, assolutamente Clessidra. Clessidra. Ci sta la Clessidra. Abbiamo, dobbiamo andare in pubblicità? Allora, insomma, io di quello di Simeone è pazzesco. Raccontati, è meraviglioso quello di Simeone. Però quello di Fabian, ero lì a due metri da lui. Anch'io. E avverto ancora il senso dell'impatto piede e pallone. Rumore tonfo di quando proprio la prendi bene. Cioè, nel caos dello stadio si è sentito l'impatto col pallone. Quella che quando giocavamo diceva ma a botto, si è sentito. Fabio, mi è piaciuto come si è allungato. Lo stop a seguire che sembra una cosa, il capitano può darmi atto della cosa, a seguire è stato fantastico. No, proprio si vede proprio la sensibilità. Proprio la tecnica individuale. Sandro, il cashmere nel piede che c'ha Fabiano. La carenza. Ci avrà un piede solo, ma quel piede è il cashmere. In generale sintetizza anche comunque la stagione di Fabian Ruiz, perché è una stagione in cui Fabian Ruiz è cambiato da così a così. Cioè, è stato già detto qui, Osimhen, Spalletti, eccetera, tra i meriti di Spalletti c'è comunque Fabian Ruiz, che si sente tanto sicuro a giocare da regista, come non lo era negli anni scorsi, tanto sicuro anche da provare comunque delle soluzioni che obiettivamente non sembravano nel suo repertorio, ecco, perché il tiragiro di non so come si dirà in spagnolo, tiragiro, capito? Non lo so, il tiragiro di Fabian Ruiz. Aggiungo le slide doors anche del mercato. Qui c'è Ciro che ne è un esperto. Fosse arrivata quest'estate un'offerta Condua seria, Fabian era il primo, se non l'iniziato più di tutti a partire. Tra i big, diciamo, il Napoli aveva messo al primo posto. Il Covid, la contingenza, il momento del mercato, l'assenza di proposte concrete ha fatto sì che Fabian rimanesse, e oggi il Napoli ha ritrovato quel centrocampista talentuoso che invece sta ignorando la Spagna. Vediamo se sarà convocato, ma le ultime due... Lucio non l'ha convocato. Devo dire che adesso... la Spagna ha tanti bravi giocatori comunque. Io ritengo Ruiz meritevole di convocazione, però stimando anche molto l'allenatore della selezione spagnola. Attenzione, Clessidra, vedendo i centrocampisti della Spagna, Clessidra ha superato per la parlare di Pierpaolo Pietrino, e lui va a parlare della Spagna. Ha anticipato il concetto di Pierpaolo. No, vabbè. Stavolta non ha copiato, ha anticipato. Allora, Fabian Ruiz, che ha questo ruolo di regista, perché Spalletti lo ha voluto regista puro. Ecco, questo forse è un problema in più per la convocazione con la Spagna, vediamo un pochettino. Ma comunque è un giocatore che ci ha abituato, anche negli anni passati ha realizzato gol di questo tipo. Il problema di Fabian Ruiz è la continuità e la collocazione nel centrocampo quando gli danno dei ruoli nei quali deve anche portare la croce oltre che cantare. Certo. Allora, vorrei voltare pagina, come dicevano i vostri colleghi di un tempo. Voltiamo pagina e parliamo anche dell'Europa League, perché domani ci sono le Champions. Tu sarai investito in diretta, in prima persona, con la Champions martedì, mercoledì. Noi ci accontentiamo giovedì dell'Europa League. Vediamo la classifica, capitano. Lei è Varsavia, andiamo a giocare proprio a Varsavia. E lei è che va malissimo in campionato. Crash test, quindi Legia Varsavia che in campionato va malissimo, è stato sostituito l'allenatore esonerato, però in Europa League mantiene ancora il primato, speriamo ancora per 72 ore, perché significherebbe andare a vincere lì. Come, insomma, quanto pesa questa partita giovedì e prima dell'arrivo degli scaligeri? Poi c'è la sosta, ma la sosta non significa niente perché vanno agli 4 anni in nazionale, quindi lasciamo stare. Ah, bisogna vedere Napoli fino a che punto tiene per questa Coppa. Diciamo che l'occasione si presenta per ribaltare anche questa classifica, perché comunque, come giustamente dicevi tu prima,
il Legia Varsavia ha qualche problemino, quindi potrebbe il Napoli far sua la gara, però io credo che sia legata sempre a quello che potrebbe essere l'idea del Napoli in questa Coppa. Anna Maria, tu che hai visto il Napoli ieri a Salerno, che idea ti fai rispetto a giovedì? Cioè il Napoli come scenderà in campo moralmente, mentalmente ad affrontare questa squadra che insomma non è il Barcellona, un momento facile, no? Chiaro. Il Napoli ieri l'abbiamo visto un po' in difficoltà, abbiamo detto che è stata una partita non facile, però è chiaro che quando vinci queste partite un po' rognose, sporche, allora hai ancora più morale per andare a far bene e io, quindi penso che questa possa essere una buona opportunità per il Napoli. Io credo una cosa però, prego, San Gino, che il cammino del Napoli in Europa League inevitabilmente verrà confrontato con il cammino del Milan in Champions League. Ora il Milan è a un passo dall'eliminazione. Non solo dalla Champions League ma anche dall'Europa League. Attenzione perché comunque tu dici, cioè, non è che il Napoli deve tirare indietro, no, non è che deve fare. Scusa Sandro, riceve il Porto mi sembra. Sì, riceve il Porto. Riceve il Porto, la situazione è abbastanza difficile. Porto, squadra tosta. L'anno scorso lo scudetto, il via l'Inter l'ha preso quando è uscita dalla Champions. Ma c'è anche un altro fatto. Spalletti ha sottolineato che questa continua esigenza di giocare, trasferirsi, Napoli per esempio ha avuto un giorno di festa, e queste gambe impastate, questo termine che è venuto fuori in questi giorni di Osimhen, Insigne, in qualche maniera preoccupano perché questa trasferta non è proprio di quelle più agevoli possibile. Il Verona è una squadra che è in grandissima forma, quindi oggettivamente bisogna fare alcuni ragionamenti e capire se questa Europa League sarà vale la pena o meno, anche perché io condivido quello che dice Ciro Venerato, l'Europa League è bella solo se la vinci. Solo se la vinci. Ricordiamo che si gioca alle 18:45, questo è un piccolo vantaggio sulla strada del ritorno, nel senso che tornano alle 21:30, alle 22 partono e quindi non a lunedì notte. Sì, insomma, però, premesso che tutte le considerazioni sono più che giuste, ne aggiungo un'altra magari di differente prospettiva. Io penso che Napoli però possa anche aver bisogno dell'Europa League, averne bisogno nella gestione della squadra e degli umori. Ci sono troppi giocatori, troppi, avendo il Napoli 25 che ambiscono più o meno tutti a giocare titolare in questa squadra, che senza l'Europa League probabilmente non troverebbero mai spazio. E secondo me la gestione, non dico solo delle energie, ma degli umori diventerebbe pesante e complicata. C'è gente che ha bisogno dell'Europa League per giocare. Io te ne tolgo già due, ma qui è Manolas, quindi due in meno. Già ne ha due in meno. Ne ha 25, sono già 23. Quindi si rientra in una rosa normale, perché i 22-23 sono gestibili. Ti dico... Io ti faccio un po' di nomi. Ti faccio un po' di nomi. Meretti è il primo. I difensori. Lobotka, Elmas, Petagna, lo stesso Demme. Senza Europa League probabilmente, non dico che non giocherebbero mai, ma giocherebbero molto poco. Gioca Meretti, a bruciapelo, Meretti, diventa complicata, diventa pesante. Gino, ma quelle che ha elencato giustamente Francesco, questi troveranno sempre spazi. Perché sono quelli che stanno proprio dietro a rotazione, ai titolari, quindi a rotazione quelli questi entreranno, perché comunque devono dare spazio anche fino a questi qua per far respirare fino a dicembre. Comunque, Ciro, perdonami solo una cosa, è giusto quello che dice Francesco Modugno, ma ricordate che in uno spogliatoio, e qui il capitano ve lo dice, se poi la squadra vince... non succede niente. Certo. Se la squadra perde, qui sta fuori protesta. Ecco. Collegandomi a ciò che diceva prima Sandro, però, fino a dicembre... vedremo più o meno un Napoli più o meno vero in Europa League, 2-3 cambi impercettibili, perché alla fine Meretti è un co-titolare, lo stesso Demme, insomma, quindi se il Milan dovesse uscire da tutto e a febbraio non so quanti cambi farà rispetto alla formazione base che è quella che conosciamo, cioè se t'arriva il giovedì uno squadrone che ti impegna, che mena, che è forte, e magari tre giorni dopo c'è una gara, c'è la Lazio, crocevia per c'è lo scudetto. Certo. Allora, quelli che fanno la differenza, che sono Osimhen, che sono Ruiz,
non giocano non a febbraio. Aspetta. Fino a dicembre, ripeto, siamo lì. Ma se il Milan esce, questo vantaggio Spalletti al Milan non lo dà. Allora, sentiamo Susi invece cosa ci dice a proposito dei social. Qualche domanda arriva da Gino, arrivano in realtà tantissime domande e voglio segnalare tantissimi complimenti per il nostro Gargiulo. Tra le tante domande ne ho scelte due. Una per Sandro e una per Modugno. Allora, Sandro, visto l'enorme ritardo e la crisi di gioco della Juve, ormai la Juve si può considerare fuori dai giochi per quanto riguarda il quarto posto? Sì. Ah no, per il quarto posto no, per il quarto posto c'è. Per lo scudetto è fuori dai giochi assolutamente, la Juventus. Ok, invece Modugno, il Napoli riuscirà a passare il turno di Europa League oppure si concentrerà soltanto sul campionato? Se vince a Varsavia passa anche primo, secondo me. Sono d'accordo con te. Anticipa perché se la vince a Varsavia, dopo c'è la trasferta di Mosca e l'Ester in casa. L'ultima partita. Se presumibilmente gli inglesi vinceranno giovedì, sarei a pari punti. Però secondo me se fai il blitz a Varsavia c'è la possibilità che arrivi prima e non è secondario come aspetto, perché arrivare prima significa accedere direttamente agli ottavi a marzo. Se arrivi secondo invece, giochi gli spareggi a febbraio con le terze che retrocedono dalla Champions, che significherebbe due partite in più contro avversari di livello vero. Di livello, perché quindi ti toglierebbe forze, ti ingolferebbe il calendario. Arrivare prima significa toglierti due partite davanti e stare già agli ottavi. Grazie Susi, ringraziamo. Grazie Susi, salutiamo gli amici di Goal Show di Instagram. Esatto, ricordo le due pagine ufficiali, la pagina Facebook Goal Show l'originale e la pagina Instagram Goal Show Original. Scriveteci e ci vediamo lunedì prossimo per leggere tutti i vostri messaggi. Perfetto, grazie Susi, grazie, bene. Allora, abbiamo ancora 5 minuti? Sì, 5 minuti ce l'abbiamo per fare... Per fare 4 minuti ci hanno tagliato un minuto. Guarda, si tagliano come siete voi. Sembra Draghi. Col Verona il Napoli è ottimista e pensa di poter schierare Osimhen, sì. Ma Nolas non gioca Jesus vicino a Rachmani con Kubeli squalificato. Tu sei già domenica, ore 18, vogliamo ricordare gli orari, abbiamo ricordato. Ma perché un Napoli stai quando sembra alle 6? Sono 6 partite che gioco sempre alle 18. È vero. Orario al crepuscolo che non piaceva a Maurizio Sarri. Non piaceva, perché ricordo. Le tenebre della prima sera non hanno. Eccole qua, scusate, se è importante, vediamo. Questo è il turno di domenica. Cioè, io volevo vedere invece gli impegni del Napoli, ce la facciamo a vedere che cosa succederà dopo la sosta della nazionale. Se mi mandate la slide, eccola qui, me la mandate in programma, se no, allora, dopo il 21 abbiamo Inter-Napoli, è tosto il calendario. Inter-Napoli, vabbè, Spartak Mosca-Napoli per l'Europa League, poi c'è la Lazio in casa, poi andiamo a Reggio Emilia con il Sassuolo, poi riceviamo l'Atalanta, l'Ester potrebbe, come dice Francesco, potrebbe essere una partita, come dire, formale, e Napoli-Empoli, poi c'è Milan-Napoli prima di Natale, 19, anzi no, Napoli-Spezia prima di Natale. Quindi, come vedete, il calendario è abbastanza robusto. Inter-Lazio sulle Atalanta. Insomma, l'Atalanta non sarà quella dell'anno scorso, ma è sempre l'Atalanta. Ma insomma, aiuterà a capire anche se ci sarà un duo nella lotta scudetto o un trio, perché l'Inter c'ha il derby, cioè, e dopo la sosta del Napoli. Se vince queste due gare, diventa pericoloso. L'Inter... No, può tornare competitiva, si rimette in carreggiata. Io la penso come Sandro, perché lo seguivo ieri, credo che l'Inter sia una squadra che lotterà. È una corsa a tre, Napoli-Inter-Milan. Bene, alla fine allora salutiamo i nostri piatti forti, a cominciare da Francesco Modugno, che è stato con noi per questa puntata. Sera, grazie mille. Ciro Venerato. Sera. Sandro Sabatini. Ha detto alla Clessidra. Pierpaolo Pedino. Buonanotte a tutti. Il capitano Beppe Bruscolotti. Buonasera. Anna Maria Baccaro. Grazie Anna Maria. Dario Guida con la sua console. E io mi console con Dario Guida. Susi l'abbiamo salutata. Gargiulo, il nostro ex arbitro Giuseppe Gargiulo. Grazie Gargiulo per come ci ha raccontato il bar. Non era facile stasera, devo dire. Non era facile. E Cialaca, dov'è Cialaca? Non lo vedo. Cialaca che come sempre chiude il programma qui. Cialaca, noi ci siamo. Signore, visto parlare. L'unico, ma loro non parlano, l'unico che parla. Riesce a parlare. Qualcosina di... No, c'è il diritto di parola. Allora, Cialaca ci ha abituato a fine puntata di raccontarci un proverbio dello Sri Lanka, un proverbio cingalese, l'abbiamo salutato. Allora, Gargiulo, qual è il proverbio di...
di quest'anno, di questa puntata. Calcio, sono una sala che... No, mi distrae Villano, perché Villano si distrae e poi dice non hai salutato. È un Villano. Allora. Diceva mia nonna. Diceva tua nonna, qual è il proverbio? Apite mio crannone. Questo è lo Sri Lanka, la lingua loro. Ma in italiano che dice il napoletano? Comanda meglio o futtere? La nonna rosilana dice è meglio che comandare è meglio lo futtere. Questo lo diceva la nonna rosilana. Sì, il nonno mio. Il nonno o la nonna? La nonna o il nonno lo diceva? Nonno. Come diceva il nonno? Comanno meglio o da futtere? Invece diceva mio zio, io preferisco sempre chiudere futto, solo quando comanno futto ciù. Ecco, questa è una digressione, riportala al nonno dello Sri Lanka. Va bene, grazie le ragazze Maria e Clelia. Dario, ci sei? Lanciamo la sigla, perché c'è la sigla video stasera. Quella è importante. Quella è importante, la possiamo lanciare? Allora, sigla ufficiale della nuova song del bomberone Gino Rivieccio! Oh, a lunedì, ciao!